Una scuola dell'Interland napoletano a Cava dei Tirreni per uno stage su questa nuova frontiera che è la Green Energy, la Green Economy, con il patrocinio del Comune di Cava dei Tirreni, un'iniziativa che sicuramente sottolinea come anche in questo campo Cava vuole essere all'avanguardia. Sì, siamo particolarmente felici di ospitare questi giovani che peraltro stanno svolgendo qui a Cava uno stage per 20 giorni, saranno anche ospiti delle nostre strutture alberghiere per studiare come caso di studio appunto il fotovoltaico che la nostra amministrazione ha impiantato sulla scuola Balzico. Fa particolarmente piacere che le iniziative della nostra amministrazione siano apprezzate nel contesto regionale e che vengano appunto prese a modello come un'opportunità di approfondimento e di confronto, per cui questi giovani sono stati benvenuti e lo saranno nei 20 giorni che rimarranno, diciamo, mattina, sera e notte nella nostra città per studiare e confrontarsi con le nuove tecnologie che a Cava dei Tirreni sono state approntate. Allora, Alfonso Ferrara, l'ingegnere della Voltaico SRL, che sta curando questa presenza a Cava dei Tirreni di ragazzi del comune di Caiano che stanno seguendo questo stage formativo nel campo del fotovoltaico. Allora sì, niente, diciamo siamo stati scelti per fare questo corso di formazione a Cava dei Tirreni da parte dell'ITIS di Caivano e pensiamo di fargli vedere un po' tutto quello che è il settore delle fonti rinnovabili e dell'efficientamento energetico. Gli faremo anche testare con mano a loro tramite il montaggio di un impianto fotovoltaico in loco e per fargli vedere effettivamente il reale funzionamento di un impianto fotovoltaico oltre dei vantaggi energetici. Gli faremo vedere anche un'azienda molto famosa della Campania che sta ad Avellino, la Elital di Avellino, che da ormai 10 anni fa i moduli fotovoltaici, pure che così loro toccano con mano effettivamente come si fa a costruire un modulo partendo dalla cella fino ad arrivare al modulo finito e ai test di valutazione della produzione. Poi gli faremo vedere anche alcuni impianti che abbiamo realizzato noi nella zona di Torre Orsaia, vicino Sapri per intenderci, impianti di grosse dimensioni dove gli facciamo vedere effettivamente quanto l'impianto riesce a produrre e il vantaggio per l'ambiente e il vantaggio economico. Poi gli faremo vedere anche l'ultima tecnologia l'ultimo ramo aziendale che abbiamo intrapreso, ossia quello dei veicoli elettrici, sia delle biciclette elettriche che dei veicoli elettrici. Gli faremo testare dei veicoli al gel di silice e dei veicoli al litio in modo da far testare l'effettiva differenza tra questi due sistemi di accumulo.